consigliera Corretta. Ho ascoltato con altrettanto interesse le sue parole dopo aver ascoltato quelle della collega Iorio, sicuramente condite da passione ed emozione. E stiamo parlando dei cittadini più indifesi insieme ai nostri anziani, bambini dei bambini, e fare delle speculazioni di carattere tecnico anche corrette sotto il punto di vista del contenuto mi lascia veramente perplesso, nel senso che non posso sentir parlare di razionalizzazione della spesa sulle spalle dei nostri cittadini più indifesi. Credo che anche di fronte a una situazione economica, insomma, sicuramente critica del nostro comune, anche del nostro municipio, andare a, diciamo, a individuare delle fonti di risparmio su un servizio che va garantito, diciamo, nel miglior modo possibile, credo veramente sia da respingere con tutta la forza. E come vedete, dico queste cose anche se ormai siamo parlati di ragazzi grandi che non hanno più bisogno, diciamo, di questi servizi, le dico con emozione. Di conseguenza, immaginare che un servizio che già a luglio, dal punto di vista del pubblico, subisce sicuramente una perdita di qualità, proprio per i motivi che anche lei, consigliera Corretta, ha espresso, venga ulteriormente aggravato da delle scelte assolutamente, veramente incomprensibili sotto il punto di vista del contenuto, se non quello di forse risparmiare qualche euro. Beh, risparmiare qualche euro, ripeto, sulle spalle dei nostri bambini, credo che veramente sia una cosa da non poter accettare. Quindi è chiaro che noi del Movimento 5 Stelle l'abbiamo presentata e sosterremo con forza, anche a memoria futura, questa mozione, perché una situazione di questo tipo non venga più a ripetersi. Perché, ripeto, se dobbiamo fare dei risparmi, dobbiamo trovare delle razionalizzazioni, per cortesia facciamolo da qualche altra parte. Grazie.